Le nuove linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, con il loro prescrittivo richiamo all'interdisciplinarietà, impongono a coloro che credono nel valore culturale e formativo delle arti e della musica di progettare nuovi spazi di azione e di intervento. Lo sviluppo sostenibile poggia su un pilastro, quello culturale, che insieme a economia, ambiente e società può promuovere nuovi orizzonti in una dimensione di corresponsabilità e di coesione sociale. Il percorso qui proposto ha lo scopo di far prendere coscienza del ruolo sociale e politico del patrimonio musicale, che è sempre radicato in un preciso ambito e contesto, ed è in grado di contribuire così al progresso nel rispetto delle tradizioni dei diversi ambienti di vita. In quest'ottica la musica diviene efficace strumento di formazione civile.